Una curiosità, prima il Presidente ha detto che le nostre eccellenze di nicchia che stentano a trovare mercati, intanto la politica, diciamo così, della nicchia, anche se ormai è molto abusata, è vincente, perché in questa economia globale vanno avanti soltanto le qualità, anche se sono di modesta produzione, però che siano qualità giustificate dal disciplinare, attento, rigoroso, monitorato, eccetera. Hai detto una cosa prima che mi ha un pochettino così, probabilmente per mia ignoranza, cioè quando tu hai detto che il prodotto di nicchia locale, per poter essere in qualche modo presentato, affermato in un'economia globale, ha bisogno delle grandi imprese, delle grandi industrie. Io sto pensando adesso all'olio d'oliva, no? Che forse sarà una leggenda metropolitana, ma l'olio Carapelli, per esempio, toscano, di cui ad una pubblicità così diffusa, lo troviamo in tutti i magazzini, eccetera, mi dicono, sappiamo, forse è vero, che gran parte è olio nostro. Tu non pensi che se si va a confondere, diciamo così, il prodotto locale con una grande azienda di distribuzione ne possa soffrire, diciamo così, la tracciabilità, la provenienza e dunque l'affermazione del territorio? Forse ho capito male quello. Se tu me lo chiarisci mi fai una cortesia, anche penso per gli altri colleghi sia interessante questo. Sì, ma te lo chiarisco in maniera molto semplice, perché io penso questo: noi non abbiamo paura di nessuno. Il nostro prodotto non è secondo a nessuno. C'è però un problema che non è che lo dico io, sta nella storia. La storia è scritta lì. Io penso che l'olio d'oppio, per fare olio d'oppio lo potremmo dire anche per castagno e vino, in questa nostra provincia si è sempre prodotto, è sempre stato un prodotto di eccellenza. Questo è quello che penso. Ma perché la verità? Perché è così? Qual è stato e qual è il gap, però, per voi, insomma, in qualche maniera complicato, è quello che se noi non sfidiamo anche quei mercati, cioè se noi non entriamo dentro le Coop, le Conad, le Tecre, noi, insomma, quelli, abbiamo un mercato comunque. E quindi quando io parlo di grandi imprese, non è che parlo del che dobbiamo confonderci con la Carapelli, no, è questa la questione. Io penso che i nostri prodotti devono stare anche lì. Poi è chiaro che in quei posti, come dire, c'è un consumatore che va a risparmio, però c'è anche un consumatore attento, e oramai la gastronomia è diventata uno dei volani dell'economia a livello nazionale e internazionale, che se vuole può trovare anche lì un prodotto ulteriormente di qualità e del territorio. Cioè io sono stato all'inaugurazione di un supermercato della mia città, Tuscania, e rispetto a qualche anno fa, quando ho visto la pasticceria con Marco Tuscia, quando ho visto l'olio con Marco Tuscia, il vino con Marco Tuscia, che costava, lo dico chiaramente, un po' di più rispetto agli altri prodotti, però mi ha reso orgoglioso. E non è perché l'hanno messo perché stavano nel mio paese, perché la politica adesso anche delle grandi aziende, quindi anche dei grandi istituti, è quella di fare, diciamo, i prodotti, ma di mettere anche dei corner, dei negozi, dove ci sono anche altri tipi di prodotti, di qualità maggiore. Questo è il senso che voglio dare. E io penso che questo deve essere, diciamo così, un nostro impegno. Perché guardate, noi alcuni anni fa facemmo al CEPAS un'iniziativa, no, per la valorizzazione dei nostri prodotti. Beh, da soli non si prese, non vanno da nessuna parte, perché una produzione di un'azienda che per lei può essere importante, nel mercato internazionale può essere niente. Quando non, quanti bottini, questi 30.000 bottini, per noi, no? Può essere una cosa, 30.000 bottini, no? Allora, lo stare insieme, cioè il marchio Luce è il marchio ombrello dello stare insieme, che ti dà la possibilità dei grandi mercati. È chiaro che ti devi anche contaminare,
chiaro che quel ragionamento è rivolto a un certo pubblico, no? Però voglio dire, oggi mangiar bene, se oggi si parla delle mense dei bambini, no? Se oggi noi, rispetto a qualche anno fa, questa cosa non, poi mi taccio, ma insomma, voglio dire, non mi taccio, se oggi ci si pone il problema delle mense dei bambini, quindi del mangiar bene, anche diventa un fatto, noi lì dobbiamo entrare, cioè noi anche lì dobbiamo entrare, perché quando io vado dal meccanico e faccio il cambio dell'olio, a me questa cosa mi ha colpito, il migliore che tu c'è, non capito perché per bambino il cambio dell'olio che non è uno degli elementi principali, è il migliore che c'è, perché quello, no, voglio dire, il motore, no? Allora, questa è la sfida che noi dobbiamo buttare, cioè non parlare di, no, ma dare segnali, dare, questi sono segnali chiari, parlo di, posso parlare di formaggio, cioè, alcuni formaggi oggi, alcuni c'è. Cioè, cioè il formaggio con qualche luce, poi c'è il prodotto, c'è una, però il formaggio è una cosa impensabile, alcuni anni fa. Non è stato tutto mai il nostro dito, insomma. Però penso che noi abbiamo dato voce alle imprese, ecco, abbiamo dato voce alle imprese, che altrimenti avevano, diciamo, una voce comunque però che non dava il giusto risultato. Vedete, le nostre imprese non erano abituate fare il concorso del vino piuttosto che dell'olio, eccetera, eccetera. Noi abbiamo avuto, e quando sono andate, che lì, no, è una gara, insomma, spesso sono classificati primi, secondi, comunque sul podio ci salgono. E questo è un grande segnale. Se noi prendiamo, mica tanto niente, da 10 anni indietro a questa parte, queste cose non. Eppure c'era, cioè voglio dire, quell'azienda lì c'era, un rifiuto sociale, quella piuttosto che c'era. Il problema è che la mentalità era una mentalità molto argomentata, che andava bene, ma che però, voglio dire, si pensava, noi pensiamo all'autoconsumo, io non mi dimenticherò mai, voglio dire, la faticata che abbiamo fatto per il soldo, no? Voglio dire, perché la nostra gente non dava il soldo di Verona, perché pensavano che erano fondi, non era così, non è così, oggi quando andiamo al Vinitaly, per esempio, abbiamo bisogno di spazi, sempre più maggiori, questo è il senso, insomma, dell'idea, insomma, perché poi è chiaro, no? Che l'olio per la brand, cioè, però questo io ce l'ho ben presente. Il problema è di far capire questo percorso, insomma, e dove vogliamo andare a parare. Bene, altre domande? Allora, prima di tutto vi presentate sempre qualcosa che si mangia, quindi già questo. Il 22. No, questa sogna che voi organizzate. Sfondano molto pezzo, grazie. Domenicale, dalla mattina alla sera con i prodotti marchio Duce. La piacere etrusco, l'iniziativa che fate, comunque dietro a questa iniziativa ci sarà comunque un'indagine di mercato che vi è servita magari a percepire quale oggi è l'impatto reale dei prodotti della Tuscia su Roma. Questo che fate è materialmente alla base della promozione dei prodotti sul mercato romano, però la realtà, diciamo, qual è la realtà dei prodotti della Tuscia su Roma? Oggi il prodotto del marchio Tuscia, di là delle aziende conosciute o di aziende che per numero di produzione elevata è già entrata nelle grandi istituzioni, la prima fra tutte probabilmente sarà la patata dell'Alto Lazio, che già 20 anni fa la Coppa la commercializzava, però al di là di questo, su Roma oggi il mercato della Tuscia che impatto ha? Cioè, questa iniziativa serve per mettere la ciliegina sulla torta o realmente la difficoltà è grande perché qualcuno è arrivato prima di noi? Allora, diciamo che non è la ciliegina sulla torta, magari, nel senso che è una cosa importante, secondo me, appunto come ci siamo detti anche nei giorni scorsi, quella che stiamo facendo quest'anno è a primo numero zero, perché ci permetterà di capire quello che possiamo fare, quello che possiamo fare a noi, e eventualmente anche aggiustare il tiro su alcune circostanze per poter misurare quello che andremo a fare. Ad oggi la nostra presenza è, direi, limitata, assolutamente limitata in numeri, sia per quanto riguarda i volumi, tra l'epoca le eccezioni che possono essere la patata sicuramente, alcune altre eccezioni che possono andare da comuni, quindi dal processo territorio, perché insomma a partire di diversi anni fa sulla strategia in qualche modo anche
simile alla nostra. In passato anche la Valle stava comunque la castagna, scusate, stava un prodotto molto presente, vedi che oggi c'è la legge, questa presenza in realtà è più potenziale che reale per un livello di difficoltà di prodotto. E poi abbiamo delle, ritorniamo sulle nicchie, sulle singole aziende che hanno potuto affermare dei nomi che possono andare da uno o due vini, che possono essere uno o due oli, ma insomma questo è il suo beneficio, però insomma, i numeri sono banali per quanto riguarda il numero di aziende e diventano ancora più banali per quanto riguarda i prodotti considerati, insomma, considerando che due aziende in due paesi che vanno vendono a loro il 10% del loro prodotto, praticamente parliamo di numeri infinitesimi. Vorremmo portare questi numeri ovviamente ad altri livelli. Tra l'altro che non si tratta solo di una conquista, quindi andare comunque alla ricerca del mercato, noi oggi sempre di più ci dobbiamo anche preoccupare di mantenere alcune posizioni, quindi quelle posizioni che oggi comunque definiremo, io definirei scarse, non le misuriamo perché insomma potrei dire quante sono più o meno le aziende matrici del paese che hanno qualche rapporto a Roma, non so qua questi rapporti in volume con noi quanto rappresentano, però insomma possiamo ovviamente dire che sono scarse, però da qui dobbiamo crescere dalla parte e poi mantenere. Altra cosa che volevo dire, infatti cose di programma che non ho detto, era che noi dovevamo in qualche modo assicurare anche una continuità a quei produttori che oggi stanno sul mercato, ma non ci stanno perché insomma hanno una rinnovanza, hanno lavorato, sono riusciti a fare un lavoro. Però qui arrivo poi, parliamo del Lazio, perché poi qualche volta insomma si va a fare una promozione sul Lazio, anche nel Lazio che io insomma ero bene Frosinone, arrivo bene Latino, arrivo bene Rieri anche per alcuni prodotti, quindi insomma noi dobbiamo cercare di metterci in questa competizione e fargli vedere che cosa rappresenta la luce del paese, non solo per marchio ma in generale. E questa consapevolezza oggi su Roma direi che per l'80% dei casi non c'è, per cui da una parte sarà facile anche misurare i progressi se ci saranno, però insomma è tutta da inventare. Stiamo presentando questa cosa proprio perché in realtà sembra che oggi prendiamo la prima volta un mezzo per andare a Roma a vedere cosa c'è in maniera diciamo un po' più. Questa difficoltà viene risposta sia nel mercato che nella ristorazione, perché di solito ci sono differenze tra il mercato in diciamo a me in bancarella e la ristorazione, quindi penso che avete contatti anche con ristoranti molto importanti. Cioè invece nel campo della ristorazione romana com'è avete avuto riscontri diversi positivi rispetto allo scaffale oppure la cosa che ci fa piacere è che quando andiamo su un certo livello è facile trovare, tra virgolette facile, diciamo abbiamo qualche sorpresa positiva, ecco, questo si riscontra facilmente. Se andiamo ad esempio a Mercato della Economia, c'è un negozio B di alto livello, e lì magari uno va e scopre e ha delle sorprese, in qualche caso soprattutto se è affrontato un discorso di promozione a Italy o in alcuni ristoranti di alta qualità, uno diceva che sorpresa, mi sono trovato due produttori di Derby, un ristorante uno dei produttori di Derby, invece magari a Roma cari, però stiamo sempre su un discorso molto, molto rarefatto, spesso dei venditori, quindi insomma stiamo andando ad aprire un mercato di un certo tipo che ha dei numeri a 6 cifre e noi oggi stiamo a cifre, questo è un po' risultato, quindi andiamo sulla nicchia, sull'imprenditore. L'ultima cosa, scusate, la salita alla stampa, che prevedico. No, questo è importante, ma rapporto invece, avete parlato anche, avete cominciato ad avere dei collegamenti con lo food. Sappiamo che lo food in alcune città è stata una mandata al cielo, in altre probabilmente non ha lavorato in modo adeguatamente promozionale alle possibilità di quei luoghi. Ad oggi la Duscia, il prodotto Duscia con il sistema Slow Food, che è comunque un sistema di produzione non indifferente, com'è questo rapporto? Funziona? Ma guarda,
Io penso che funziona, è partito proprio da qui, cioè vuol dire da una volontà provinciale dove ci siamo fatti conoscere, ci siamo conosciuti a vicenda, vuol dire per cui non anche l'idea di dire scopriamo un mercato romano, quindi non è che è una partnership estemporanea, cioè è una partnership pensata, meditata e convinta. Anzi, possiamo dire che anche loro ci hanno stimolato ad affrontare il mercato romano, avendo un po' più di esperienza di noi, ci hanno detto, ecco, secondo noi avete gli elementi per... Però l'idea, insomma, nostra, che voglio sottolineare, è che perché il ruolo della Camera di Commercio è quello di un territorio che va a Roma, voglio dire. Poi all'interno di questo territorio ci sono le qualità, le modalità dell'azienda più o meno preparate. Ma noi oggi questa è la sfida, cioè vuol dire l'idea di vedere un marchio, di pensare a cioè gli albesi, di pensare ai prodotti. Ecco perché ci vogliamo presentare nel modo giusto e anche chiamando anche iniziativa numero zero. Però se riusciremo a fare questo lo vedremo tra un anno, quando diremo le reti, magari rilanciando la seconda iniziativa di Piacere Tusco, tanto per essere chiari, possiamo fare da dire rispetto all'anno scorso, queste sono le imprese che si sono affermate, cioè che se io vengo da una famiglia di agricoltori e mi vado a dire sempre, se tu non segni non raccogli. Ecco. Quindi questo è un po' il senso della nostra iniziativa. Il prodotto però che noi stiamo seminando è buono, ecco, quindi vuol dire di prima qualità, e se il prodotto è buono di prima qualità io penso che anche il raccolto dovrebbe essere. Servirebbe una struttura e le istituzioni per provare dalla sua parte, dove a PDF ci siamo parlati di tutto, perché il progetto produttore è tutto un marchio, a differenza di altri che hanno 15. C'è stata anche una cosa simile in Italia. Stiamo lavorando. Dico questo, abbiamo già posto la questione, stiamo lavorando e mi auguro insomma che nel 2014. Perché anche la formazione, la discussione di strutture che insegnano al di là di una scuola alberghiera, ma che effettivamente mettono sul campo. Il problema vero è questo, perché abbiamo trovato anche dei punti di riferimento, perché il messaggio poi è quello, dove li compro? Cioè, di adesso c'è cioè, l'inserita 22 dicembre, ma il 19 di dicembre, se voglio fare un regalo, un pensiero, no? Dove lo trovo questo prodotto? Questo è il senso che dobbiamo fare. Questo è. No? Voglio dire, questo è, no? Io volevo chiedere alcune spiegazioni, diciamo c'è prenotazione obbligatoria, come farla e un po' i prezzi delle cene, qualche cosa per dare modo alla gente di capire insomma come fare la cosa pratica poi. Allora, considerate un aspetto importante, questi locali che sono indicati qua sopra sono, per chi conosce la nostra comunità di Roma, sono al top, nel senso che comunque sono tutti stellati, sono tutti i ristoranti sono stellati, quindi c'è migliaia di Michelin, le enoteche sono di altissimo profilo, le botteghe russe sono di altissimo, sono tra le più note, segnalate e quant'altro. Loro stessi hanno dei loro circuiti di clienti, quindi sono affezionati ormai attraverso strumenti social network, email, marketing che comunque si muovono, e quindi loro stessi stanno già facendo promozione di questo evento, quindi comunque noi ci siamo appoggiati anche a realtà che fanno autopromozione da soli. In più nel pieghevole che noi distribuiremo, che stiamo diffondendo, che faremo conoscere e che stamperemo anche per ogni singolo evento, cioè ogni singolo evento avrà nel locale una privatista lo trova, ci sono riferimenti anche per prenotarsi, quindi devi prendere contatto direttamente con quella struttura, non con noi, perché chiaramente poi lì c'è un'attività commerciale che svolge il suo lavoro. Una cosa che volevo sottolineare, quella che si diceva prima dall'altro, è che noi non andiamo a presentare soltanto i prodotti, ma presentiamo anche i produttori.
cioè molti produttori saranno presenti alle cene, saranno, perché comunque per ogni locale non ci saranno tutti e 50-60 produttori ovviamente, no? Tra i, nei, nei 13 eventi che sono previsti di degustazioni, tra degustazioni guidate e cene, che nella parte superiore diciamo del, del programma, lì non ci saranno soltanto chiaramente tutti quanti, ci, li abbiamo selezionati, ci saranno anche i produttori con i, alcuni prodotti e anche i produttori che potranno incontrare, parlare con il ristoratore che è un chef chiaramente di alto profilo e capire anche come è stato utilizzato quel suo prodotto, magari in maniera originale, perché noi non andiamo a portare in quella circostanza, in quei ristoranti, le nostre ricette, ma chiediamo loro di interpretare a loro modo quella che è la nostra produzione. Quindi è una cosa diversa ed è contagiante questo aspetto, perché comunque uno può scoprire che un olio ad esempio o un, che so, un formaggio ha una risultanza diversa rispetto a quella che potevi immaginare in un certo modo, e questo chiaramente apre degli scenari imprevedibili per tutti quanti. Quindi questo è un aspetto molto importante. Rispetto ai prodotti invece abbiamo scelto il mercato dell'altra economia, perché le persone, i romani, andranno, questo mercato dell'altra economia è un mercato, per così dire, il mercato geologico di riferimento di Roma, e lì quindi in due weekend potranno andare a comprare, perché c'è un problema, cioè, vabbè, mi piace questo prodotto, ma dove lo trovo? Oltre alle bottiglie del gusto lo potrà trovarlo anche in questo mercato dell'altra economia. Bisogna prenotarsi, tornando alla domanda, sui riferimenti delle, del... dove prenotarsi, le persone si prenotano direttamente là. Se stiamo pubblicizzando queste cose sui giornali, insomma sui giornali chiaramente più centrato su Roma, perché è evidente, insomma, perché, e anche su internet, che sono gli strumenti che stiamo più utilizzando, perché comunque dell'estate hanno maggiore visibilità. Due cose volevo dire, innanzitutto quella del 22, ci terremo insomma la vostra partecipazione. Il 22 di novembre avete nella cartellina l'invito, per cui se riuscite a fare un salto noi possiamo organizzare anche una navetta che vi possa trasbordare e quindi comunque agevolare, diciamo, la partecipazione. Basta che me lo facciate sapere, in modo tale che comunque organizziamo questa cosa, e questo lo dico soprattutto per Gabriele, perché dopo c'è un momento di degustazione ovviamente di prodotti tipici e quindi non vorrà mancare la sua foggia, la sua iscrizione. Ah no, a parte gli scherzi. Ci farebbe veramente piacere, insomma, che voi ci siate, quindi la presentazione, se magari non potete, ci date invito ai vostri colleghi, che saremmo veramente... Un'altra cosa che vi segnalo è il corso, visto che stiamo parlando di gastronomia, c'è un corso che sta partendo al CEPAS, che è la nostra azienda speciale, proprio sulla gastronomia, corso finanziato dalla provincia, dai prodotti europei e prodotti regionali europei, e quindi lì abbiamo la possibilità di formare delle persone proprio sulla gastronomia, per cui stiamo distribuendo la collega che sta distribuendo del materiale che potrà essere utile. Ultima cosa, sempre parlando della storia, riferimento alle feste del Nord, che sono in svolgimento e per noi insomma rappresentano poi la produzione in loco di quelle che sono le nostre peculiarità, e l'olio certamente lo è. Più in dettaglio con la navetta come ci si organizza, cioè parte da qui. Fermati, sì, parte da qui, chiaramente parte da Viterbo, arriva al Museo Pietrusco, Nazionale Pietrusco di Villa Giulia, che è un posto bellissimo, assolutamente, sta a Flaminio, intenderci, però facilmente ci vuole un'oretta, un quarto, non di più, e poi una volta svolto l'evento vi lasciamo. Va bene. Un saluto importante che c'è al mondo. Sì.